potenza, passione, prestazioni. La storia della Z continua. Nuove tecnologie, vecchia scuola. Il design più compatto e raffinato trova eco nelle due celebri scintillanti Z posizionate davanti alle portiere anteriori come segnalatori laterali. La trazione posteriore a motore anteriore è la configurazione ideale per un'auto sportiva. Il motore VVL, Variable Valve Event and Lift, scatena una potenza di 332 cavalli e 270 Nm di coppia, lanciando l'auto a 100 km orari in poco più di 5 secondi. L'eredità genetica della Z pervade ogni nuova curva, ogni margine e ogni angolo della vettura, con i finestrini che ricordano quelli della 240Z originale del 1971. È ancora bassa e ancora aggressiva e adesso ha anche i fari posteriori a forma di boomerang. Entrando nel cantiere.
momento usate ogni mezzo disponibile. Il nome della Dodge Charger è entrato nella storia come sinonimo di alte prestazioni. Con la flessibilità di una quattro porte, la Dodge Charger SRT8 è un'auto muscle sofisticata, versatile e in grado di esaltare a ogni curva. I 425 cavalli generati dal V8 EMI da 6,1 litri lo rendono potente quanto i leggendari motori EMI dell'era delle auto muscle. È presente anche un controllo elettronico della stabilità, progettato per assistere i piloti durante le manovre più estreme. Nei pronunciati archi ruota sono alloggiati i celebri 5 raggi in alluminio, mentre l'aggressiva griglia frontale, i larghi parafanghi e il tetto ricurvo inclinato permettono alla Dodge Charger di dominare la strada con stile. Cantiere.
Ancora una volta, Orazio Pagani e il suo team hanno realizzato un'opera d'arte in grado di superare i 350 km orari di velocità. Della Roadster, sviluppata nello studio modenese di Pagani, verranno costruite solo 5 unità, a complemento delle 5 coupé già esistenti. Quando la valvola si apre, il V12 Mercedes-Benz AMG da 7,3 litri ruggisce come una bestia selvaggia, accompagnato dal suono dell'aria che irrompe nella presa posizionata sopra la testa del pilota. Grazie alla sua straordinaria resistenza, la monoscocca in carbo titanio ha richiesto soltanto un leggero redesign per adattarsi all'assenza della cappotta che, ripiegata, si sistema nella parte anteriore. I dadi delle ruote sono realizzati interamente in titanio e presentano il logo Pagani. Diversa per un motivo. La Lancer Evolution, Evo per gli amici, è una berlina ad alte prestazioni giunta ad oggi alla 10ª versione. Ha trionfato nel campionato del mondo di rally, vincendo il titolo piloti dal 1996 al 1999 e il campionato costruttori nel 1998. Una delle tecnologie più rivoluzionarie della Lancer Evolution è il sistema SAVC, ovvero il Super All-Wheel Control, che dirige indirettamente la coppia motrice all'esterno o all'interno delle ruote, a seconda della situazione. L'SAVC fa uso di tutta la trazione disponibile e garantisce alla Lancer Evolution una sterzata, un'accelerazione e una sicurezza impareggiabili. Ogni elemento dell'auto è progettato specificatamente per migliorare le prestazioni e/o la sicurezza. Dai parafanghi larghi all'aerodinamica da gara, dal tettuccio in alluminio al cofano con bocchette di ventilazione.
Benvenuto. Sei stato ammesso nell'SCPD, l'unità di polizia ad alta velocità più rapida del globo. Inizi la carriera come cadetto di grado 1 con accesso limitato al dipartimento. La massima posizione all'interno dell'unità ad alta velocità è il grado 20, l'agente elite, con accesso a qualsiasi veicolo o risorsa. La tua carriera nell'SCPD dipende dalle tue prestazioni. Le tue azioni sono monitorate e registrate nel sistema come taglia. Maggiore la taglia che accumuli nelle missioni, più velocemente salirai tra i ranghi della polizia. Ogni promozione ti garantisce un accesso più ampio alle risorse dell'SCPD, come nuove auto, equipaggiamenti e missioni. La procedura di cattura consiste nel bloccarlo o causare ingenti danni alla sua auto così da farla fermare. In quanto Interceptor, sei autorizzato a usare ogni mezzo per arrestare il sospetto. Devi catturare il sospetto nel minor tempo possibile, riducendo al minimo l'impatto sulla popolazione di Secret County. Le auto Interceptor hanno un sistema nitro dell'SCPD. Usa questo sistema per ottenere una breve accelerazione, così potrai avvicinarti al sospetto o colpirlo con più forza. Se il sospetto si allontana, avrai un tempo limitato per riavvicinarlo prima di perdere l'incarico. Resta vicino e resta lucido. Oggi guiderai una Ford Crown Victoria. Quando avrai dimostrato il tuo valore al dipartimento, il comando metterà a tua disposizione un equipaggiamento più esotico. Buona fortuna! Agenti all'inseguimento di una Mazda RX-8 diretta a sud sulla Three Points Road. Confermato, il sospetto sta violando tutti i limiti. Si richiede supporto. Supporto Interceptor approvato dal comando, è in viaggio alla vostra posizione. Affermativo comando, l'unità Interceptor è sulla scena ed è pronta a prendere parte all'inseguimento. Rientro, passo. La tua auto è stata dotata dell'ultimissima tecnologia anti-inseguimento, la striscia chiodata. Basato sulla tecnologia SCPD, il sistema rilascia una striscia chiodata letale dal retro della tua auto. Se un'altra auto passa sulla striscia, verrà danneggiata e resterà temporaneamente immobilizzata. Approfittane per fare la tua mossa. La tua auto può trasportare solo un certo numero di strisce ed è previsto un tempo di ricarica dopo ogni uso, quindi rilasciale solo quando sei sicuro di colpire. La tua interfaccia grafica ti indica quando il sistema è disponibile. Un'espressione di gioia. La BMW Z4 S-Drive 35 ES è una moderna reinterpretazione della classica Roadster e prosegue sul sentiero tracciato dalla BMW 315-1 degli anni 30 e dalla BMW 507 degli anni 50. Le sospensioni Adaptive M
aiutano a scaricare sull'asfalto la potenza e la precisione dell'auto, qualunque sia il numero di giri del motore. Basta un leggero tocco sull'acceleratore per scatenare i 6 cilindri biturbo e garantirsi un'esperienza di guida all'insegna della libertà e della spettacolarità. Guidare una Roadster è un'espressione di stile, non una vuota ostentazione. Il cofano allungato invita l'occhio a posarsi lungo tutto il profilo dell'auto, straordinariamente basso, proseguendo fino al possente posteriore. Il compito più arduo per il pilota è decidere se prendere o meno la strada più breve.
Prendendo le mosse dai pit stop di Le Mans, dopo 16 vittorie complessive, gli ingegneri si spinsero oltre e svilupparono un'idea che mettesse a frutto le potenzialità della tecnologia. Furono costruite a mano 1270 unità, perché talvolta anche l'esclusività deve avere un limite. La Carrera GT è rinforzata da una scocca autosupportante in fibra di carbonio, che può sostenere 603 cavalli e una velocità di 324 km/h, pur restando incredibilmente leggera. Di fatto, la Carrera GT pesa meno di ogni altra Porsche attualmente disponibile. È l'auto ad alte prestazioni più venduta del 2006 ed è immediatamente riconoscibile come Porsche. Delle Porsche ha la tipica parte frontale, con tre prese d'aria che denotano l'impegno profuso dai progettisti per gestire il flusso dell'aria. Il coprimotore consiste in un doppio Power Dome in acciaio inossidabile forellato, splendidamente lavorato.